Innanzitutto io ringrazio il sindaco, l'avvocato Tiziana Magnacca, il vice sindaco e assessore allo sport Angiolino Chiacchia. Io qualcosa me lo sono scritto appunto per non dimenticare magari qualche passaggio, però visti i loro discorsi precedenti mi hanno dato tanti spunti per iniziare. Allora, che l'amministrazione comunale è vicina a tutte le associazioni sportive di San Salvo, vicina allo sport. Io lo so bene perché facendo parte di un'altra associazione sportiva dove abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali, vero? Con la podistica. E ringrazio tutta l'amministrazione comunale che ci ha concesso l'onore di fare la presentazione dell'US San Salvo nella sala consiliare a dimostrazione davvero della vicinanza appunto dell'amministrazione comunale verso di noi. Allora, io in primis vorrei ringraziare il presidente onorario Nicola Minicucci perché grazie a lui negli ultimi 2 anni l'Unione Sportiva San Salvo è comunque riuscita a sopravvivere, visto i momenti di crisi profonda che attraversa l'economia, però con tanti sforzi negli ultimi 2 anni è riuscito a tirare avanti, diciamo, come si dice di solito, la carretta. Oltre a lui ringrazio i vicepresidenti Luigi Vigoli, Maurizio Nucci, il dirigente Dino Di Ninni e tutti quelli che facevano e fanno parte ancora del nostro staff, perché mi hanno proposto, mi hanno voluto fortemente come presidente dell'Unione Sportiva San Salvo, io dagli spalti. Come tifoso da 35 anni, chi mi conosce lo sa, quindi non potevo non accettare. Ho accettato con orgoglio, con entusiasmo, so che la strada è molto lunga, difficile, come dicevo prima, è un periodo di crisi profonda, però devo dire che con questa nuova squadra e grazie all'ingresso di altri soci, che si sono avvicinati e sono entrati in società come del Casale Costruzioni, amico Fernando Travaglini, amico Iaracci Vitale, qualche altro me lo sono scritto perché, e Manfredi Ercolino. Però vi posso assicurare che oltre a queste persone che sono entrate ci sono tante altre persone che ci stanno dando una grande mano. Qualcuno anche, diciamo la verità, solo con il sostegno morale. Perché noi abbiamo bisogno anche di quelle persone che ci stanno vicino, che ci credono in questo progetto, che la domenica vengono allo stadio. Io frequento lo stadio da sempre, mi ricordo a volte eravamo 30, 40, 50 persone a vedere la partita. Io ho visto persone che non tornavano allo stadio da 20 anni, ma veramente da 20 anni. Noi abbiamo costruito due squadre. La prima ce li ho di fronte, sono degli ottimi ragazzi, bravi come persone, bravissimi come calciatori. Abbiamo confermato quasi per intero l'intero organico della passata stagione, a dimostrazione che chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo puntellato l'organico con elementi di categoria, anche superiore. Sono veramente contento di loro. Chi è rimasto, anche loro sono di categoria superiore perché abbiamo veramente dei bravi giocatori. Sono solo 2 partite, siamo primi in classifica, abbiamo superato il turno di Coppa Italia, quindi vuol dire che la squadra c'è. Lo spogliatoio è unito, il gruppo è coeso, l'entusiasmo è alle stelle. Questo va dato atto soprattutto al nostro mister, anche lui. Anche mister Gallicchio penso sia un lusso per questa categoria, uno che ha calcato palcoscenici molto importanti, dalle Serie A. Non ti emozionare, mister, è la verità. Viene.
E l'altra squadra che abbiamo costruito è ancora in fase di allestimento. Siamo qui tutti insieme, tranne Maurizio che ci tiene sotto controllo, da lì ci deve controllare. E veramente si stanno avvicinando tante persone e questo ci inorgoglisce, ci riempie di gioia, di felicità, ci danno giorno per giorno, ci spronano per andare avanti e noi lo facciamo, perché io vi posso garantire che dal primo giorno che sono diventato presidente di questa squadra fino all'ultimo giorno che lo sarò, spero il più tardi possibile, il mio impegno sarà al 100%, dire 101 è troppo, però al 100%, perché io amo la mia città, sono di questa città, sono, non dico il primo tifoso, perché prima di me ci sono anche altri per questioni di età forse, però io l'US San Salvo ce l'ho veramente nel cuore, ma davvero, io vivo per questa squadra, ho sempre vissuto per questa squadra. Quindi, un attimo che se no perdo il filo, lo ritroviamo, non è un problema. No, non mi emozioni il filo, il direttore. Perfetto, ho ripreso il filo, ora prendiamo l'ago e andiamo avanti. Allora, abbiamo in cantiere molte iniziative, soprattutto nel sociale. Ci stiamo adoperando per delle iniziative presso tutti gli istituti scolastici di San Salvo e non solo. Il nostro intento è quello di riportare le famiglie con i figli allo stadio, tutte le domeniche, perché la domenica possa essere una giornata di sport e di festa per tutti. Noi dobbiamo coinvolgere tutta la città. Voglio fare i complimenti ai tifosi, che io conosco uno per uno. In qualche occasione ci vediamo pure, parliamo, discutiamo sul da farsi, non ho nessun problema a dirlo, però devo dire che nelle prime tre o quattro partite, è stato rimarcato anche dal sindaco e dall'assessore, il comportamento è cambiato molto. Devo fare veramente i complimenti. Io voglio ringraziare i due sponsor tecnici che ci affiancano quest'anno e spero anche per gli anni a venire, l'Eurorto Frutticola del Trigno nella persona del presidente Nicolino Torricella. La Growth Steel di Jalacci nella persona del titolare, il signor Vitale Jalacci, che tra l'altro è entrato in società come dirigente e questo per noi è una grande soddisfazione, è un enorme piacere. Per quanto riguarda la scuola calcio, non l'ho lasciato per ultima perché forse avrei dovuto metterla al primo posto, però è la cosa alla quale teniamo molto molto di più. Noi avevamo qualche perplessità, qualche timore riguardo le strutture sportive, sia per l'utilizzo, per gli orari. Grazie al responsabile della società del settore giovanile, Dino Di Ninni, e al responsabile tecnico Gabriele Di Lallo, abbiamo fatto un ottimo lavoro, però questo non era possibile se i ragazzi dello Sporting San Salvo, gestori delle strutture del comune di San Salvo, degli impianti sportivi, c'è stata grande collaborazione con loro in tutto e per tutto, con l'appoggio determinante dell'amministrazione comunale, in primis il sindaco e l'assessore allo sport. Questo ostacolo è stato superato, vi confermo già da adesso, dati alla mano, che non solo abbiamo confermato gli iscritti
dell'anno scorso, ma li abbiamo addirittura superati. Io lo conosco, diciamo, da una vita, però operarci fianco a fianco vi assicuro che è tutt'altra cosa. È una persona eccezionale, soprattutto onesta, che dedica tutte le ore della propria giornata, sottraendo tempo anche, come tutti quanti noi, al lavoro e alla famiglia. Dicevo, dedica tutto il tempo della propria giornata all'Unione Sportiva San Salvo. Il direttore è stato fortemente voluto da tutta la società, dal primo all'ultimo, perché noi conoscevamo bene le sue immense doti e l'amore che nutre verso l'Unione Sportiva San Salvo. Grazie a lui ho avuto modo di conoscere, non lo sarei mai aspettato, di conoscere e parlare con persone della Federazione, della Lega e in ultimo, ma non perché sia ultimo, perché è successo qualche giorno fa, grazie alla festa dello sport organizzata dall'amministrazione comunale, con il presidente della nazionale ipovedenti di calcio a 5, con il quale Meuccio, io ti chiamo Meuccio, che è il nome d'arte, infatti, è il secondo, lo so, io lo so che è il secondo nome, abbiamo organizzato un grande evento, ma veramente grande, importante, lo sa quasi nessuno, ma si farà quando la cosa sarà quasi sicura, ma si farà in primavera, l'ha già confermato, una grande manifestazione a San Salvo con la nazionale ipo non vedenti. Io ho passato quasi una giornata con loro, vi posso garantire che viene da piangere, vi viene la pelle d'oca, gente che non vede o vede le ombre, vederli giocare a calcio io non so come fanno, hanno giocato anche col pallone senza sensori, non so, farei un applauso a questi ragazzi perché veramente. Ottobre, il nostro, quindi tra una ventina di giorni, 15 giorni, due settimane, vabbè, una quindicina di giorni, il nostro direttore Meuccio Di Santo andrà con un pallone, è ufficiale, firmato da tutti i ragazzi della nazionale ipovedenti, andrà a Roma a consegnare questo pallone insieme ai ragazzi, è ovvio, insieme agli allenatori e al presidente di questa nazionale, consegnerà questo pallone niente meno che a Papa Francesco, quindi lo vedremo in televisione. Signori presenti, buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per il ritardo, ma è dovuto perché mi hanno, su questo rovico qua dietro la chiesa, mi hanno incastrato con la macchina e sono stato costretto che non potevo andare né avanti né indietro perché c'è un matrimonio. Auguri alla sposa, va benissimo, e agli sposi. Che devo dire, per me è un'avventura che ho cominciato già all'epoca di quando c'era Valere, mi è piaciuto perché mi piace San Salvo, mi piace il pubblico di San Salvo, mi ci sono buttato a capofitto io e la mia famiglia per cercare di portare su il nome di San Salvo, ho cercato di fare quello che potevo. Ovviamente diciamo che non sono stato solo io, ma bensì tutti quanti i dirigenti, tutto San Salvo, i tifosi, gli sponsor, l'amministrazione comunale in testa. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano. Io, diciamo, hanno voluto che facessi il presidente onorario, è veramente un onore per me questa carica, anche se è poco tempo che di solito si dà a chi per tanti anni, forse era meglio Angiolino che da tanti anni ha fatto il presidente, però hanno voluto dare questa carica e l'ho accettato. Che devo dire? Ci sono dei progetti nuovi per il San Salvo, non so se qualcuno ha parlato prima di me, c'è l'Università del Calcio che è un progetto che veramente è un fiore all'occhiello per tutto l'Abruzzo. Speriamo che vada bene, sembra che funziona, già ci sono gli iscritti che noi avevamo pensato che partecipassero, quindi alla fine va a finire che ce n'è pure qualcuno in più.
È un grande progetto che veramente devo ringraziare il professore, che non ricordo il nome, Giorgio De Marco, esatto, che è stato il fautore di questo progetto, perché quando poi si parla di ragazzi che hanno del 2009, quindi hanno 5 anni, figuratevi, prima di tutto l'imbarazzo nostro, perché bisogna affidarla a persone qualificate, persone di una certa esperienza. Lui sembra che sia un professore di educazione fisica, verrà affiancato da psicologo e tutto, quindi sicuramente sarà un progetto che nei 3 anni che dura questo progetto dovrà darci dei risultati.